dell'Archivio di Stato di Torino che rendono possibile questi nostri incontri di aggiornamento aperti agli studenti e agli allievi della nostra scuola di archivistica, paleografia e diplomatica e agli associati ANAI, ai diplomati degli anni passati che costituiscono una preziosa occasione per stare sul pezzo rispetto a quanto accade nel nostro mondo. Oggi la nostra ospite è Antonella Pieri, che mi permetto di presentare brevemente, anche se credo che siano in molti a conoscerla. Antonella ha cominciato come archivista al Comune di Moncalieri, se non ricordo male, prima di fare un passaggio in archivio di Stato e poi atterrare là dove è oggi e spero che rimanga a lungo perché è una preziosissima collaboratrice, ovvero in Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Ha fatto una interessante esperienza di 4 mesi a Bruxelles presso l'Unione Europea e proprio di questo ci parlerà. Io non voglio sottrarre altro tempo al suo intervento, quindi mi limito a rinnovare i miei saluti e ringraziamenti e a cedere la parola al dottor Carassi. Grazie Stefano. Allora pregherei Sara Rivoira, presidente della sezione Piemonte Valle d'Aosta della NAI, di anche lei dire 2 parole di introduzione. Allora, grazie molte, buongiorno a tutti e tutte. Io vi porto appunto i saluti di ANAI Piemonte Valle d'Aosta. Anch'io non posso che aprire questo breve saluto con un ringraziamento all'Associazione degli Archivi, degli amici dell'Archivio di Stato di Torino perché ha organizzato questo appuntamento che è rivolto a appunto studenti e archivisti. Chiaramente queste sono delle occasioni molto, molto preziose di formazione, ma anche di scambio fra colleghi. E quest'anno, devo dirlo, insomma, non potersi ritrovare nell'aula di archivistica è sicuramente, insomma, manca a me, ma penso che manchi a tutti noi, e no, non lo dico per spirito retorico, ma proprio perché ritrovarsi in quell'aula porta poi tanti, tanti elementi. È stato il luogo dove ci siamo formati, il luogo dove continuiamo a fare la nostra formazione, il luogo dove ci ritroviamo spesso fra archivisti, quindi è un po', come dire, uno dei crocevia delle attività degli archivisti piemontesi, quindi è bello comunque ritrovarci in questa virtuale aula di archivisti, che ringrazio Marco Carassi e Stefano Benedetto per questa occasione. Penso che molti di voi conoscano ANAI, se non la conoscete, potete sicuramente visitare il sito. ANAI è un'associazione che intende mettere in rete i professionisti e le istituzioni che si occupano di archivi, e lo fa nel tentativo di portare avanti tutta una serie di attività. Non è un ordine professionale, ma sviluppa attività di formazione, di aggiornamento professionale, e anche attività di sensibilizzazione per la cura degli archivi, la tutela della professione. In tale prospettiva, ANAI si è adoperata soprattutto in questi ultimi anni per l'elaborazione dello standard dedicato proprio alla professione archivistica, che costituisce una sorta di sistematizzazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'archivista e anche del codice di deontologia professionale, che vale anche come tutela degli archivisti, anche come codice di condotta. In tale prospettiva, credo che appunto ANAI, nel suo svolgere tutta una serie di attività, possa essere effettivamente un soggetto che per gli archivisti può diventare anche un po' non solo un luogo in cui trovare altri colleghi, ma anche trovare una serie di servizi. Allora, io
In questi anni sono state molte le iniziative organizzate insieme all'Associazione degli Amici dell'Archivio di Stato di Torino, e siamo contenti che questa collaborazione possa continuare e quindi, insomma, nel rinnovare il ringraziamento e nel darvi appuntamento alle altre iniziative che poi insieme potranno essere organizzate, vi auguro buon lavoro. Grazie. Direi che Antonella può subentrare con l'inizio della sua relazione. Molto bene. Allora. L'orologio segna le 11. L'orologio dietro di te. No, questo è un delizioso cimelio. Ah, Allora, vabbè, allora, ok. fermo. No, guardatelo, No, professore. no, no, vabbè, scusa, ti ho rubato del tempo. No, va bene. Allora, io adesso, ringraziando a mia volta perché questa opportunità di raccontare un'esperienza che per me è stata veramente molto importante, molto interessante, di cui adesso cercherò di darvi qualche elemento oggettivo e soggettivo. Se diciamo non ci fosse stata l'insistenza dell'Associazione Amici dell'Archivio di Stato, probabilmente non l'avrei raccontata più di, se non in occasioni del tutto informali. Perciò adesso cominceremo a Scusa, condividere lo schermo. ti interrompo un attimo perché ho dimenticato naturalmente di dire una cosa importante, cioè pregherei gli iscritti al seminario, che sono ben 82, di disattivare la telecamera, mi pare che l'abbiano già fatto perché non si vedono altri volti, e disattivare anche il loro microfono. Durante il seminario, ognuno potrà fare delle domande attraverso la chat, quindi domande per iscritto. Deciderà poi la relatrice se rispondere via via che le domande arrivano oppure raggrupparle e poi di tanto in tanto aprire una sessione di chiarimenti. Alla fine del seminario vi sarà mandato dalla segreteria della sezione Anai Piemonte un questionario. Questo questionario è molto semplice, breve, quindi niente di terribile, basteranno pochi minuti per completarlo. L'invio di questo questionario alla sezione Anai Piemonte costituisce il presupposto per il rilascio dell'attestazione di frequenza. Bene, chiusa la parentesi tecnica, spero, dottor De Fazio, di non avere dimenticato altre cose importanti. No, se è possibile rinominarsi col nome e il cognome, per chi lo sa fare, può essere utile per la dottoressa Pieri poi capire chi le ha fatto la domanda. Se non sapete come si fa, potete scrivere a me, Vibes Regia Video, e lo faccio io, basta che mi scrivete il vostro nome e cognome. Grazie mille, molto gentile. Allora, diciamo ancora una cosa, che non è necessario che ogni volta che qualcuno si collega scriva nella chat sono collegato, perché insomma questo rende poi più difficile andare a trovare effettivamente le domande rivolte alla relatrice. Grazie, la parola ad Antonella Pieri. Grazie di nuovo. Allora, aggiungerei anche che in questa presentazione sarà opportuno fare qualche momento di pausa, soprattutto per la relatrice, che magari in quell'occasione posso vedere le domande, eventuali domande che sono state presentate sulla chat e cercare di dare risposte all'inizio della seconda parte. Quindi adesso comincerei. Magari all'interruzione di una delle sezioni, mi fermo, prendiamo qualche minuto di pausa, io così posso vedere le domande e ripartiamo dopo. Ok, allora, come tutti sapete, oggi vi racconto a distanza di quasi un anno, la mia esperienza di esperto nazionale distaccato negli archivi UE. Comincerò a dirvi veramente due parole
sulle definizioni giuridiche, sui ruoli istituzionali, ma veramente non spaventatevi, non è una lezione di diritto. Giusto perché a volte si dice negli archivi europei, gli archivi europei sono gli archivi di diverse istituzioni con organizzazioni non perfettamente uguali. Poi vorrei invece entrare nella parte più leggera, che è la storia personale, cioè l'impatto psicologico, emotivo di andare in una realtà così diversa e di come si sono creati dei legami, si sono insomma, costituite dei piccoli gruppi e come tutto questo è avvenuto nei mesi, in questi mesi dell'anno scorso, in una città che non conoscevo, insieme a persone assolutamente sconosciute provenienti da un po' tutta Europa. A questo punto però bisogna entrare un po' nel merito della vera e propria, il nocciolo della nostra questione, cioè quali sono le policy in materia di gestione documentale che ho potuto sperimentare nella mia esperienza dei 4 mesi dentro una particolare DG della Commissione. E infine avremo un po' spazio per fare qualche riflessione, qualche breve riflessione conclusiva e soprattutto per fare eventualmente delle valutazioni che vorrei condividere con i correlatori e con il pubblico. Posso dire che quando Antonella dice DG intende direzione generale? Però adesso lo vedremo precisamente. Allora, come vedete, questi sono gli organismi e le istituzioni dell'Unione Europea. La Commissione è al 4º posto in questa lista, ce ne sono molti altri. La Commissione però è uno dei più grandi, dal punto di vista anche dello staff, dell'organizzazione delle sedi, delle competenze che sono molto distribuite. Tra, ecco, queste sono le sue competenze, cioè fondamentalmente la principale è l'iniziativa legislativa, ma anche una solida competenza di tipo esecutivo, cioè gestisce le politiche e assegna finanziamenti. Ha anche il compito di assicurare il rispetto della legislazione europea e anche di tutelare gli interessi, anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea, e in pratica anche di lottare contro le frodi al bilancio europeo. Questa competenza è quella che mi interessava alla fine, che ci interessa un attimo per raccontare che cosa ho fatto, perché io sono stata distaccata all'interno dell'ufficio lotta antifrode. La Commissione, che quindi non è solo, cioè la Commissione non è l'Unione Europea, è una parte. La guida politica all'interno della Commissione è data dai commissari, che sono rappresentanti uno per ogni paese dell'Unione, sotto la direzione del Presidente, che è in questo momento Ursula von der Leyen. Ha un'organizzazione in dipartimenti. Questi dipartimenti sono prevalentemente le direzioni generali, le DG, che troveremo sempre ormai citate con l'acronimo nelle prossime slide. Sono le DG che sviluppano specifiche tematiche, quindi specifiche policy, e i relativi programmi di finanziamento. Inoltre, oltre alle DG, ci sono le agenzie esecutive, che sono specificamente create di solito su un programma di finanziamento comunitario della Commissione, e poi altri servizi, sempre con incarichi speciali. Quindi è un panorama abbastanza complesso. È difficilissimo dire esattamente. Olaf, per esempio, che era la struttura dove ero io, potrebbe essere nell'elenco delle DG e in altri casi si trova nell'elenco delle agenzie e in altri casi si trova fuori da ogni definizione, perché è un ufficio con competenze molto particolari. Se questo è il quadro delle attività e delle competenze della Commissione europea, nel merito della politica archivistica, delle policy archivistiche, bisogna distinguere quelle che la Commissione, prevalentemente la Commissione, coordina
sostiene verso l'esterno da quelle che fa al proprio interno. All'esterno la commissione fa delle cose che noi come archivisti abbiamo sicuramente sentito nominare, cioè promuove le attività in ambito archivistico, la divisione di standard, la definizione di standard, il coordinamento tra tutti i paesi, attraverso prevalentemente tre istituzioni. Il cosiddetto EAG, cioè l'European Archives Group, a cui partecipano tutti i paesi UE, il DLM Forum, che è noto per aver elaborato standard sulla gestione degli archivi, in particolare degli archivi digitali, all'epoca erano ancora elettronici. In particolare lo standard MOREC, poi sviluppato in MOREC 2. E infine coordina di fatto la gestione delle politiche archivistiche, delle policy archivistiche comuni alle altre istituzioni europee che non sono la Commissione, quindi col Parlamento, col Consiglio, con tutti gli altri, dentro questo Interinstitutional Working Group Archives. Al proprio interno invece la Commissione ha prodotto nel corso degli anni un certo livello di studio, di analisi delle politiche da applicare e ha prodotto attraverso questo quadro giuridico le strategie e le procedure per gestire i suoi archivi, i quali archivi devono poi essere aperti al pubblico dopo 30 anni. Sarebbe il termine che vale in molte legislazioni nazionali per la consultabilità dei documenti relativi alla sicurezza dello Stato. Sì, di fatto la data dei 30 anni, che poi vedremo un po' meglio come si articola in due tempi, corrisponde al trasferimento degli archivi dal grande deposito che c'è a Bruxelles verso il deposito dell'archivio storico di Firenze. Oppure, se non c'è il trasferimento fisico, comunque la possibilità di consultarli a Bruxelles presso una reading room che è comunque invece accessibile al pubblico lì, su quello che non viene trasferito a Firenze. Lo vedremo ancora un pochino più avanti nel dettaglio. Dunque, se su questo quadro molto, molto generale, di livello molto alto, siamo abbastanza d'accordo, io passerei a parlare dell'aspetto più leggero di questa presentazione, cioè che come sono andata a Bruxelles, attraverso quale tipo di bando. Allora, i bandi per andare come esperto nazionale sono di due tipi. Scusate la presenza di acronimi, ma è veramente impossibile prescindere. Cioè, l'Unione Europea in tutti i suoi uffici ha una anche ironica, spesso autoironica, tendenza a notare che ci sono acronimi ovunque e sono nei documenti ufficiali, quindi rassegniamoci. In questo caso parliamo di END e di ENFP, o meglio detto in inglese di NEPT. Gli END sono gli esperti nazionali distaccati, gli ENFP sono gli esperti nazionali in formazione professionale. Sono due cose abbastanza diverse, anche se i bandi sono comunque sempre bandi della Commissione, quindi non credo che si possa andare come esperti nazionali in altre istituzioni europee. All'interno nel corso dell'anno uscivano, ormai non si può, non credo che siano usciti quest'anno, ma spero riprenderanno presto, escono bandi che appunto si rivolgono agli esperti nazionali di tutti i paesi europei, con una forte preferenza per i professionisti che sono inseriti nelle amministrazioni pubbliche. Per lo più le amministrazioni dello Stato, ma non escludono anche i dipendenti, per esempio, degli enti locali.
gli esperti nazionali distaccati, quindi non ENF, sono rivolti a figure professionali individuate. E purtroppo sono molto rari i casi, devo dire non ne ricordo nessuno, in cui l'esperto nazionale richiesto fosse un archivista o un record manager. Per cui dopo aver aspettato qualche anno mi sono rassegnata e ho fatto la mia application per un bando di esperto nazionale in formazione professionale. In questo caso non c'è un limite alla professionalità, cioè ci si può proporre dicendo io ho questo percorso formativo e questo percorso professionale e vorrei fare un periodo di stacco presso individuando un paio o tre uffici, mi pare. Certo, è molto meno appetibile perché l'esperto nazionale in formazione professionale è completamente a suo non riceve alcun tipo di sostegno economico né dalla commissione e nel caso italiano riceve soltanto la sua retribuzione, quindi non c'è nessun tipo di riconoscimento. Mentre invece la differenza fondamentale con gli esperti nazionali distaccati END è che gli esperti, questi ultimi, sono per un breve periodo, che però può arrivare fino a 24 mesi, a tutti gli effetti retribuiti dalla commissione stessa e quindi il livello economico è leggermente superiore. In questo caso, però, insomma, non mi pare che sia stato mai o non recentemente offerta la possibilità di fare un distacco come esperti record manager o archivisti. Credo che se ci fosse ci sarebbe effettivamente molto interesse perché è una condizione economicamente più sostenibile per tutti gli ENF che sono stati con noi, che sono stati con me, l'impatto economico non era trascurabile ovviamente. Devo dire purtroppo soprattutto per gli italiani, perché quasi tutti quelli che ho conosciuto provenienti da altre nazioni hanno avuto un riconoscimento economico da parte del paese di provenienza. Mi viene da dire persino i lettoni o i polacchi che ho incontrato avevano comunque un rimborso delle spese di sistemazione, quindi di fatto dell'affitto, che potete immaginare l'affitto a Bruxelles non è propriamente economico, quindi gli italiani, per noi italiani era stato un po' triste, però è un investimento che secondo me valeva la pena fare. È stata un'importantissima esperienza. A questo punto io avevo chiesto di fare un distacco specificando la mia storia professionale e chiedendo di lavorare dentro un'istituzione collegata in qualche modo alla gestione documentale. Ero un po' preoccupata quando ho visto che la mia sede era OLAF, cioè l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode. Che cosa fa? Fa investigazioni, vere e proprie investigazioni, come possiamo immaginare un corpo di polizia, con poteri diversi però, contro le frodi sul bilancio, le frodi soprattutto finanziarie, la corruzione e altri comportamenti giuridicamente rilevanti all'interno delle istituzioni europee, quindi ha un ruolo anche di controllo sui dipendenti stessi e lo sviluppa politiche antifrode su tutti i paesi europei, il che non vuol dire che si limita territorialmente all'Unione Europea, anzi la gran parte delle frodi avvengono coinvolgendo anche per esempio il commercio di prodotti contraffatti che vengono per esempio dall'Oriente. Quindi ha una competenza molto ampia. Mi ero un po' preoccupata per gli aspetti archivistici perché non ero ancora sicura di essere nel posto giusto, ero un po' preoccupata. Però diciamo, in realtà sono stata all'interno di un sistema, di un ufficio che si occupava di gestione documentale, quindi sono stata molto fortunata.
e alla fine il bilancio è stato assolutamente positivo e qui ho riassunto, diciamo, almeno quattro principali elementi favorevoli, insomma. L'opportunità che questa esperienza all'estero ha offerto era, prima di tutto, la grande varietà culturale che di cui potevo usufruire sul luogo di lavoro, perché i colleghi all'interno dello staff erano ovviamente provenienti da tutti i paesi UE e non solo, c'erano anche dipendenti che venivano per esempio dall'India o da paesi asiatici. E lo stesso invece qui rigorosamente all'interno dei 27 paesi UE per quanto riguarda gli altri esperti distaccati. Da un altro punto di vista molto più leggero è stato fantastico rivivere un'esperienza stile Erasmus, perché tutti gli esperti distaccati sono tanto mediamente molto più giovani di me, ma comunque si crea subito un gruppo che ha insieme bisogno di scoprire il nuovo ambiente, confrontare i singoli uffici di assegnazione, eccetera. E anche tra noi italiani si è creato un bel gruppo di, anche perché è un contesto di socializzazione molto facilitata dagli strumenti attuali, per cui immediatamente si creano gruppi WhatsApp, ci si invita a fare una gita nella domenica, si condivide la pausa pranzo, ci si abitua al nuovo ritmo dell'ufficio, fino al rituale del giovedì sera che prevede un drink in piazza di Luxembourg per tutti gli staff, lo staff temporaneo, per cui ci sono i trainee, i blue book, tutte queste figure a tempo determinato, mediamente abbastanza giovani, ad esempio sono stage per post laureati, eccetera. Direi infine conoscere il paese ospitante, che Belgio e Bruxelles sono stati due mondi molto, molto, molto ricchi di offerte da ogni punto di vista, culturale, gastronomico, artistico, e però anche entrare in un contesto di lavoro internazionale ha delle regole diverse dai nostri, offre delle cose molto diverse da quelle a cui siamo abituati, soprattutto nel nostro sistema del lavoro pubblico. Ci sono ovviamente molti vantaggi e qualche piccolo svantaggio a cui ci si deve adeguare, ci sono convenzioni diverse. Allora, adesso ho preparato una veloce serie di immagini, giusto per darvi un'idea, alcune, ecco qua, questi sono i colleghi NEPT italiani, alcuni. Questa è la famosa Place Luxembourg per il drink del giovedì sera, sono un po' perplessa in questa foto. E poi Bruxelles. Voi forse riconoscete il piatto nazionale, però anche delle immagini divertenti, così potete immaginare, insomma, la piacevolezza della vita in questi, oltretutto nel periodo natalizio, eccetera. Invece veniamo all'ufficio. Allora, come vi dicevo, entro in questo ufficio con qualche perplessità, perché io in un ufficio investigativo non sapevo bene quale poteva essere il mio ruolo, ma nell'arco di poco intanto vengo accolta da una collega che è in qualche modo la mia supervisor, che è il responsabile della gestione documentale e che gestisce un piccolo centro di protocollo e archivio. Possiamo chiamarli, tradurli un po' forzatamente però in italiano, ma questo era. E come già vedete da questo volantino che era affisso nei corridoi del palazzo, comincio a pensare che ci sono delle differenze molto proprio superficiali che cogliamo subito. Questa è l'offerta di partecipare alle sessioni gratuite di mindfulness tutti i martedì, nella pausa pranzo ovviamente.
Per noi è un po' una cosa insolita, così come è insolito scoprire che in tutti gli edifici delle istituzioni europee c'è una cafeteria, cioè un bar con un salone per le riunioni, dove regolarmente lo staff si riunisce, piccoli gruppi o a gruppi di lavoro che espressamente si danno appuntamento nella caffetteria per fare riunioni, per fare i planning di qualunque cosa, di situazioni professionali, portandosi dietro il loro laptop e lavorando lì. Questo è già sufficientemente scioccante dal punto di vista culturale. Però ci si abitua e ci si rende conto che effettivamente è un modo più rilassato, ma assolutamente produttivo, forse anche più produttivo di lavorare. Questa è la foto del primo giorno. In questo incontro sono le sessioni dei newcomers, che comprendeva, come vedete, un sacco di persone. Siamo tantissimi, siamo almeno 30-40, se ricordo bene. Tra questi ci sono 5 NEPT, come me, e tutti gli altri vuol dire che c'è una certa mobilità. Alcuni sì, sono altri trainee o Blue Book, che deve essere il programma specialistico per i neolaureati, ma molti di loro sono semplicemente in transito, cioè sono dipendenti che hanno scelto di muoversi dal loro ufficio, e forse questo ricambio è veramente più veloce, più frequente per loro cambiare dopo 5-10 anni, cambiare completamente il settore di attività. E poi, vabbè, una immagine vale molte parole, molto più di quelle che potrei dirvi. Questo è il Christmas party dell'anno scorso. Non so immaginare in quale realtà italiana si potrebbe avere una foto così. Il signore che vedete con la cravatta è il direttore generale. E a fianco a lui, sulla destra, c'era la capo la head of unit. A fianco a lui c'era un altro direttore generale di livello più basso, e tutto il personale, vedete, ci sono ci sono dei dirigenti, e tutti trovano assolutamente normale che subito dopo la giornata lavorativa si festeggi tutti insieme fino a mezzanotte negli uffici. Devo dire, un po' strano per noi, però. Ok, allora, se su questo... Posso interromperti, sì, per chiederti, grazie, se per caso hai visto anche qualche belga? O molto pochi. Sono tutti rigorosamente non belgi? Molto pochi, ma una piccolissima rappresentanza. Io ne ho scovato uno in tutta la direzione di Olaf, in tutta la DG Olaf. Mi sembrava che avesse un'impressione spaesata, devo dire, che mi sembrasse anche lui all'estero. Avesse questa sensazione. Lo sai che un collega belga mi ha detto, sai, noi non godiamo di buona fama, siamo un po' come in Grecia gli abitanti della Beozia, o in Italia i cuneesi, insomma ci sono delle ricorrenze di questo genere. Pensa, mi dice questo collega belga, che i nostri colleghi francesi raccontano con molto piacere la storia delle giornate porte aperte, che sono diventate di moda anni fa per avvicinare la popolazione ai servizi pubblici. E questa storiella racconta del fatto che il giorno delle porte aperte, c'erano aperte anche le caserme, anche i porti, gli aeroporti, e si racconta che la Marina belga, durante una di queste giornate porte aperte, ha perso tutti i suoi sottomarini, perché appunto l'apertura delle porte ha avuto delle conseguenze disastrose. Non hanno mai. I belgi, devo dire, soffrono sia a nord che a sud.
quando moltissimi anni fa ero stata in Olanda, avevo visto le famose tazze per i belgi in cui Manico era all'interno. E anche se è una stupidaggine, però dà un po' il tono. Inoltre, effettivamente, il problema di una, cioè problema, il carattere nazionale di avere comunque due lingue, due nazioni al proprio interno, anche quello. Io ho avuto la sensazione spesso, parlando in francese e sentendomi rispondere in inglese, che avevo davanti un fiammingo. Sicuramente un fiammingo è in grado di capire il mio francese e può rispondermi in francese, ma tutti i fiamminghi che ho incontrato mi hanno chiesto di non parlare francese, e questo è abbastanza chiaro, abbastanza evidente nel suo significato. Vincenzo Tedesco vuole intervenire per spezzare una lancia a favore della lingua tedesca? No, potrei raccontare che ho scritto in francese al procuratore del re in una città fiamminga e che ha avuto la cortesia squisita di rispondere in francese. Ma questo esula completamente dai miei compiti adesso. Forse il livello diciamo della comunicazione ufficiale rispetta le regole. Quello che io dicevo è quando mi è capitato di essere in paesi fiamminghi o di incontrare in Belgio dei fiamminghi, in Bruxelles dei fiamminghi, nei negozi o in occasioni informali. E mi è proprio stato chiesto di non parlare, se potevo scegliere di usare l'inglese. Ecco, la lingua di lavoro negli uffici qual è? Sì. Allora, nella situazione in cui ero io, la lingua di lavoro erano due, inglese e francese. La mia supervisor era tedesca e aveva dovuto imparare il francese con un certo fastidio, perché effettivamente il tedesco dovrebbe essere lingua di lavoro e non c'era nessuno a parte lei nel gruppo di lavoro che parlasse, gruppo di lavoro esteso intendo, che parlasse tedesco. Questo per mia fortuna, perché sapendo una parola di tedesco mi sentivo molto tranquilla giocando tra inglese e francese. Il francese tende a un po' a essere ridimensionato nel suo utilizzo, proprio perché il numero dei belgi presenti è sempre è sicuramente molto piccolo. La mia impressione è stata che parlano francese gli impiegati assunti negli anni 80-90, quindi la generazione più vecchia che comincia a pensare al pensionamento. Talvolta tra loro non si parla inglese. In questo specifico gruppo di lavoro c'erano almeno 4 persone non in grado di parlare inglese, e tutte condividono queste caratteristiche, cioè sono persone diciamo figlie di immigrati degli anni 70 che provengono da Italia, Grecia, Portogallo, per cui in famiglia hanno imparato a parlare francese. Sono entrati nella commissione e non hanno mai imparato l'inglese, e però è una minoranza che tende a sparire. Quindi direi che la lingua di lavoro sarà sempre di più l'inglese. Il fatto che Bruxelles si trovi all'interno, cioè che la commissione si trovi a Bruxelles dove si parla francese, fa sì che il francese rimanga comunque uno strumento abbastanza frequente a cui si ricorre facilmente. Per riassumere, direi, le lingue di lavoro sono di fatto inglese, ancora per un po' sarà il francese, non vedo tanto facilmente l'affermarsi del tedesco, non ho sentito nessuno parlare tedesco. Una nota organizzativa, chiedo scusa Antonella Pieri. Prego. Si tratta di questo, che forse un paio di partecipanti hanno lasciato in vista una denominazione che non ci consente di identificarli, e quindi sarebbe opportuno che attraverso la semplice i tre pallini che vedono in alto a destra della loro dell'icona che non li rappresenta, cioè che però reca il loro nome, essi provvedessero a cambiare il nome, a scrivere nome e cognome in modo che noi li possiamo identificare. La seconda nota è, a integrazione della precedente, che questa segreteria provvederà ad inviare il link al questionario previsto dall'archivio storico dell'archivio di Stato
verso la fine di questo incontro, invitando a compilarlo abbastanza rapidamente, complicato, sono poche domande, invieremo a tutti coloro che stanno nel nostro indirizzario, a tutti gli iscritti, ma non tutti gli iscritti sono effettivamente qui presenti, quindi giuro che soltanto quelli che stanno partecipando attivamente a questo incontro lo compilino in modo da consentirci di inviare correttamente gli attestati. Scusate questa incursione organizzativa, però era bene prima o poi così dire che cosa in merito. Mi scuro, mi taccio e ringrazio. Bene, allora, se ho risposto un po' alle domande, se non ce ne sono altre su queste specifiche questioni, che non vedo, direi. Se non ci sono chat aperte, io proseguirei con la questione, diciamo, con il merito della nostra questione, cioè la gestione documentale nella commissione. Allora, affronteremo rapidamente il quadro legale, il quadro giuridico in cui si esplicano le policy archivistiche. Prevalentemente si tratta del sistema IDOMEC, che è un complesso di regole, norme, strumenti informatici con dei ruoli molto definiti a cui partecipano diversi attori che accenniamo. Quindi si vedrà il ciclo di vita come previsto dalla IDOMEC policy del documento, come si fa la registrazione nel protocollo, naturalmente non possiamo farne altro che una descrizione teorica, concetti sulla riservatezza, sulla questione della classificazione dei documenti e dei loro segni, cosiddetti stamps o markings, i timbre in francese, sulle previsioni in termini di fascicolazione, di piano di classificazione e di conservazione, selezione e scarto, fino al trasferimento agli archivi storici. Qui ho usato il plurale perché di fatto sono due passaggi in archivi storici. Allora, all'epoca del mio distacco, il quadro giuridico per la gestione documentale e quello che ho riassunto sono prevalentemente due decisioni della Commissione del 2002 e del 2004 sul document management e un altro, è quello, il secondo, sulla gestione di documenti elettronici, a cui fanno seguito le regole tecniche, possiamo chiamarle così, le regole tecniche della prima e della seconda decisione. Lo scopo di queste decisioni è dare un quadro uniforme a tutti i dipartimenti, che parliamo di circa una cinquantina tra DG, agenzie e servizi e quant'altro, perché poi ci sono anche altre realtà al di fuori di queste, quindi c'era un grosso problema di coordinamento, c'erano grossi problemi di unicità del protocollo, del sistema sia del sistema di registrazione che dei sistemi informatici nel momento in cui cominciava all'inizio degli anni 2000 a prevalere il documento elettronico, e comunque il protocollo, così come negli stessi anni succede in Italia, il protocollo o sistema di registrazione diventa elettronico, e in quel momento fioriscono in ogni DG, un po' come successe da noi, diversi prodotti, diversi strumenti informatici. Per coordinare tutto questo, nei primi anni 2000 si fa uno sforzo particolare, che è quello che dà comunque, anche se poi queste decisioni sono state abrogate, che ha dato l'impronta a tutta la gestione archivistica. Come mi era stato fatto notare da un collega italiano dentro Olaf, sono gli anni in cui è presidente della Commissione Romano Prodi. Non penso che sia stato lui personalmente a occuparsene, però questa spinta alla
al coordinamento della gestione archivistica ha sicuramente avuto un, come dire, un tocco italiano. Gli italiani sono molto presenti negli istituti, nei board dove si prendono le decisioni sulla politica archivistica, e fatto che proprio durante la presidenza di Prodi, cioè il presidente italiano, ci fu questo impulso a coordinare e unificare la gestione archivistica, effettivamente potrebbe essere un sospetto fondato. Nel frattempo, questo era il 2019, come vi ho detto, l'inizio del 20, ad agosto di questo anno, nonostante tutte le altre emergenze, sono state approvate altre decisioni, in particolare questa 4482 su Records Management and Archives, che va a sostituire e abrogare le due precedenti. In realtà non c'è nessun cambio di passo, soltanto una maggiore attenzione e una maggiore consapevolezza del fatto che gli archivi, per ben che vada, ormai sono ibridi, ma tendenzialmente sono archivi completamente informatici, i documenti sono nativi digitali e bisogna che venga riconosciuto questo principio, peraltro un principio che la Commissione ha anche espresso altrove, della prevalenza, della priorità sul digitale. L'accento sul digitale ha un po' cambiato l'approccio. Direi che a questa decisione è seguito una regola tecnica, questo Implementing Rules for Decision 442, e già prima, sempre sulla questione della tutela della riservatezza, era stato introdotto un regolamento che di fatto sostanzialmente va a specificare, a puntualizzare la tutela, come deve essere effettuata la tutela della privacy, della riservatezza, dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione Europea in seguito al GDPR. Questi documenti sono ovviamente tutti scaricabili, se ne avete bisogno li posso fornire, sono ovviamente un po' tecnici. Quello che vedremo nelle prossime slide in parte quello che io ho visto già all'opera e in parte quello che viene ribadito, precisato nei due documenti. Allora, la cosa, il nucleo fondamentale è la policy cosiddetta IDOMEC. È la policy che dovrebbe coprire tutti gli aspetti del document management all'interno della Commissione. Quindi a questo punto si applica più di questi 56 DG, agenzie e servizi, allo scopo di assicurarne uniformità e sistematicità di gestione documentale in tutti i dipartimenti della Commissione. La policy ha dei suoi documenti, ce l'ho qui, per l'applicazione degli strumenti vengono dati dell'IDOMEC system, vengono dati strumenti sia cartacei con ampia diffusione, sia occasioni di formazione frequentissime, sia addirittura video e risorse di tutti i generi, c'è veramente un canale TV all'interno della piattaforma di protocollo dedicato a presentare settimanalmente le novità e gli aggiornamenti delle funzioni della piattaforma. È qualcosa che per noi è effettivamente sorprendente. Queste regole, comunque, dicevamo, tutto il blocco di attività di regole che possiamo chiamare IDOMEC, che fa sì che qualcosa sia compliant o no, per cui che si possa fare in un certo modo o meno, ci deve essere a un certo punto un bullino che dice IDOMEC compliant. Queste regole vengono messe in opera, sono implementate attraverso alcuni strumenti informatici. I sistemi informatici prevalenti, immediati, sono ARES e NONCOM. Abbiate pazienza, sono acronimi su acronimi. Su ARES e NONCOM, che sono sostanzialmente lo strumento fondamentale IT
strumento informatico per il protocollo e per la gestione dei fascicoli, torniamo dopo. Vediamo però chi sono gli attori, cioè chi stabilisce la policy archivistica. Sono prevalentemente tre grandi attori, cioè il SEGGEN, il Segretariato Generale, che è una delle DG più importanti, che ha vari compiti amministrativi, e all'interno del Segretariato Generale c'è una struttura dedicata all'elaborazione dell'IDOMEC. Al SEGGEN competono tantissime funzioni in questo settore, è lui che adotta e coordina tutti gli aggiornamenti e le variazioni nella policy. Poi la DGIT, cioè la DGIT, che sviluppa la parte informatica. La parte di lavoro che viene delegata a DGIT è molto grande, per esempio sono loro che si occupano della formazione. Forse questo però è anche un bene, perché così hanno molte risorse. Devo dire che effettivamente la qualità dell'attenzione che c'è agli aspetti archivistici degli strumenti informatici è molto alta. Il terzo importante attore è il servizio degli archivi storici. E un po' sorprendentemente, almeno per me, gli archivi storici sono gestiti da un altro settore, da un altro ufficio, che è l'ufficio per le infrastrutture. A noi sembra strano, perché sostanzialmente la responsabilità degli archivi storici sta dentro il centro amministrativo, quindi dentro là dove stanno gli archivisti, ma in realtà dentro questo ufficio per le infrastrutture di Bruxelles, che questa è la sigla OIB, ci sono tantissimi archivisti, anzi ce ne sono forse più lì che nel SEGGEN. Quindi ci sono archivisti che si occupano dell'accoglimento, il servizio degli archivi storici, premetto questo, si svolge in un enorme deposito che sta alle porte di Bruxelles, in un paesino vicino all'aeroporto che si chiama Kortenberg. Lì c'è una squadra di archivisti, una prima squadra di archivisti, che lavora sui versamenti che periodicamente vengono fatti dai dipartimenti. E a seguire c'è un centro per la consultazione con a sua volta un deposito in centro a Bruxelles. Questi sono i servizi degli archivi storici in Bruxelles. C'è poi uno sviluppo successivo, che sono gli archivi storici a Firenze, ma di questo magari parliamo dopo. Se non ci sono domande, visto che è già passata un'ora, io direi che possiamo fermarci qualche minuto. Ci sono due domande. Perfetto. Per vederle devo uscire dalla condivisione, vero? Sì, o se vuole... No. Allora... Okay. Le decisioni citate sulla gestione documentale si applicano solo agli uffici europei o hanno valore normativo più universale? No, si applicano esclusivamente agli uffici, riguardano in maniera puntuale il comportamento che gli uffici devono avere quando aprono un fascicolo, protocollano, gestiscono il fascicolo, lo chiudono e seguono tutto il ciclo di vita degli uffici, ma è interno alla Commissione. La priorità del digitale è una novità della legge del 2020, ma sì, direi che la priorità del digitale si viene sancita in questi documenti. Non che prima non se ne parlasse, cioè ci sono molte indicazioni su come gestire i documenti digitali e eventualmente anche i fascicoli esclusivamente digitali. Ma l'ibrido è ancora molto presente e quindi forse è la prima, cioè sicuramente viene espresso in queste decisioni, in queste regole tecniche, viene espresso il concetto, per esempio, che la firma digitale è la firma elettronica, anzi,
è quella che dà validità al documento, che non si deve fare la copia cartacea di un documento nativo digitale, che non si deve firmare in maniera analogica se si può evitare, e anzi, che sono soltanto alcune molto precisamente individuate tipologie di documenti che richiedono la firma analogica, e sono praticamente le ratifiche dei trattati in livelli altissimi delle decisioni. La firma digitale è diventato lo standard. Tuttavia, per la mia esperienza in Olaf, il digitale non è ancora prevalente, anzi soprattutto in questi fascicoli, che erano fascicoli investigativi, in cui si trovava, per esempio, non so, la missione in Grecia per fare il riscontro fisico di un fondo che coltiva olio e che riceve, per dire, le sovvenzioni per l'oleocultura. Ci sono oggetti, ci sono cartine, ci sono lettere, ci sono documenti firmati, fatti sul posto, verbali, e lì direi che il digitale era presente, ma non era ancora sicuramente, al momento in cui io ero lì, non era ancora sicuramente dominante. Le cose però cambiano anche molto in fretta. In questi ultimi 2 anni c'è stato un impulso molto forte. Bene. Io, se posso, volevo fare un'osservazione di carattere generale, anche a vantaggio degli allievi della scuola che ci stanno seguendo, che ancora non hanno, diciamo così, affrontato o le hanno affrontato in parte le questioni connesse all'organizzazione archivistica nazionale. Noi tendiamo, diciamo, una certa tendenza, una nostra tendenza inveterata, ormai genetica, potremmo dire, a considerare come il prodotto della nostra legislazione come un qualcosa di interno al nostro paese. In realtà, ormai da più di 25 anni, molte delle novità normative, delle novità legislative sono, potremmo dire, di importazione dal contesto più generale europeo, dell'Unione Europea, e in molti casi sono, come dire, sono la trasposizione nel contesto normativo italiano di input che ci arrivano dall'Unione Europea. E da questo punto di vista, una delle cose che ci ha detto Antonella poco fa è l'ennesima dimostrazione di come anche in un ambito più propriamente archivistico quel contesto normativo abbia inciso, cambiando anche delle regole che ormai erano, diciamo così, quasi ontologicamente connesse al nostro status. E mi riferisco alla regola del versamento, del trasferimento, più tecnicamente del versamento della documentazione dopo un trentennio dagli archivi di deposito dell'Unione Europea all'archivio storico. Nel 2014 una modifica del codice dei beni culturali, una modifica dell'articolo 41 del codice dei beni culturali ha spostato il termine di versamento per quanto riguarda gli archivi di Stato. Il termine di versamento della documentazione non più occorrente ai bisogni ordinari delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato da 40 anni, quale era stato fissato nel 1963, a 30 anni. E quindi, come dire, Antonella ci ha un po' evocato implicitamente quale sia l'origine di questo cambiamento, che pure e del perché, ad esempio, questo cambiamento abbia riguardato soltanto gli archivi storici degli uffici statali, cioè gli archivi di Stato, e non abbia riguardato, ad esempio, le sezioni separate, cioè gli archivi storici degli enti pubblici. E quindi questo è un elemento di riflessione molto, molto, molto importante. E del resto, una normativa con la quale
come archivisti o come aspiranti archivisti in erba abbiamo e abbiamo costantemente a che fare e mi riferisco alla normativa sulla privacy, all'antesignana 675 del 96, ebbe origine sostanzialmente da una direttiva dell'Unione Europea, della allora Comunità Europea, del 1995. Quindi, come vediamo, anche l'ambito e il contesto archivistico è un contesto destinato a risentire fortemente di questo quadro normativo che cambia. Quadro normativo che cambia, che a seguito dei trattati dell'inizio degli anni 2000, della metà della prima decade, ha comportato proprio, come dire, la creazione anche di uno strumento giuridico e normativo specifico, la cosiddetta legge europea, che ogni anno viene approvata dal nostro Parlamento e che ha come obiettivo quello di introdurre e di, come dire, italianizzare, tra virgolette, gli input normativi e legislativi che arrivano dalla Comunità Europea. Quindi grazie a Antonella per questa utilissima, diciamo così, suggerimento e suggestione. Grazie a te per lo spunto di collegamento. In realtà bisognerà ancora fare uno sforzo in Italia se vogliamo adeguarci, perché i termini del versamento tecnicamente sono solo 15 in commissione, ma lo vediamo dopo, perché nel fatto, proprio sul fatto di questa data, insomma, viene opportuna quando si parla poi del ciclo di vita del documento, della chiusura del fascicolo. Ok, se ho risposto alle domande, facciamo qualche minuto di pausa, ci rivediamo a 45. Ok. Chiedo al moderatore se conferma. Va bene, 10 minuti esatti. Perfetto. Grazie. Bene, è finito il concerto e quindi possiamo riprendere. E ricucendo con il tema appena trattato degli archivi ibridi, mi stavo domandando come negli uffici dell'Unione Europea gestiscono la pluralità di documenti che stanno in parte sul digitale, in parte sulla carta. Cioè, il fascicolo cartaceo contiene un rinvio ai documenti elettronici e viceversa? Sì. Posso già ripartire? Mi sentite? Sì. Ok. Allora, sì, sicuramente. Quando le due cose si disallineano? Non si devono disallineare, perché questo sistema Ares, che vi stavo anticipando, insieme coordinato e integrato con la tavola di classificazione generale per tutta la commissione, che è un progetto enorme, è un file Excel infinito, complicatissimo da maneggiare sul video, però funziona, perché ogni struttura, ogni dipartimento sa quali sono i suoi terminali di competenza e lì deve appendere i suoi file. Quel codice che individua in modo univoco ogni file deve essere riportato, e sono già previsti gli strumenti per farlo, cioè dentro i sistemi IT che abbiamo accennato, si stampano le etichette, si mantengono i collegamenti tra l'informatico e il cartaceo. Tra l'altro io parlo di fascicoli che sono in realtà quasi tutti ibridi o quasi ancora molti cartacei, per cui questo collegamento non è automatico come per un file che è totalmente nativo digitale che sta dentro il mio sistema, ma comunque questo collegamento con il cartaceo, che il cartaceo sia una porzione residuale o sia la totalità del fascicolo, deve essere gestito dalla piattaforma.
questo fa sì che funzioni. Se c'è una gestione archivistica che ha così tante regole, così tanti strumenti, normalmente funziona. Il problema è abbastanza raro. Poi, ripeto, io ho questa esperienza di una struttura che aveva una notevole attenzione ai suoi documenti, perché sono documenti investigativi che alla fine possono sfociare in un procedimento giudiziario, quindi devono essere tenuti con una certa consapevolezza. Ai documenti possono essere allegati CD, dischetti, la totale varietà dei supporti, perché parliamo di un archivio che è ancora una componente negli anni 90 e 2000. Quindi sì, ci deve essere un legame fisico e logico che viene assolutamente conservato e gestito. Nelle ultime disposizioni, ma già dal 19 era così, si precisa che non si deve cercare di riprodurre su carta l'archivio digitale. Quindi ciò che è nativo digitale rimanga solo digitale. Ciò che purtroppo è ancora analogico, invece, viene in qualche modo inserito, scannerizzato, inserito nella procedura gestionale, ma la validità ce l'ha l'analogico, perché è nativo analogico. Quindi questo fa sì che il disordine, il disallineamento sia ridotto, se c'è, sia ridotto al minimo. Io non ho visto documenti che si sono persi. Ho visto spesso la richiesta di fare la ricerca e devo dire, nei mesi in cui sono state lì, le ricerche, per fortuna, sono andate a buon fine. Ok, riprendo la condivisione. Vincenzo, che vuole intervenire? Sì. Qui la segreteria organizzativa. Chiedo sì. All'utente partecipante che si identifica con 72400 di avviare un discorso via chat con la segreteria. La chat si trova in basso avvicinando la freccetta alla parte centrale della zona bassa del nostro schermo. Quasi tutti lo sanno, però è bene come dire, utilizzarla e rivolgersi unicamente alla segreteria organizzativa Vincenzo Tedesco, in modo da ricevere un'informazione. L'utente di cui richiedo l'attenzione è il 72400. Fine della comunicazione, grazie e scusate per l'interruzione. Allora, se non ci sono domande, riprendo più o meno dalla slide con cui ci siamo fermati. Raccontavo che la policy archivistica viene gestita prevalentemente dal segretariato generale in seno alla commissione, coadiuvata dalla DGIT, cioè il servizio informatico, ma con un ruolo molto importante dell'ufficio per le infrastrutture di Bruxelles, che gestisce i depositi. I depositi è una sala di consultazione nel centro di Bruxelles. Questo è il livello alto, ma a livello capillare di ogni direzione generale c'è una rete, scusate di nuovo la presenza di acronimi ovunque, però è la rete dei DMO, i Document Management Officers, che sono sostanzialmente i responsabili della gestione documentale di quel dipartimento. A loro volta si possono avvalere di correspondent, che sono dipartimenti molto grandi con 400-300 dipendenti, è inevitabile che ci debba essere un'organizzazione ancora più capillare dentro i direttorati. Ogni capo di unità e ogni membro dello staff alla fine però è responsabile dei suoi documenti e dei suoi fascicoli. Sempre a livello capillare ci sono ancora due ruoli che intervengono, e a volte intervengono anche seriamente, in particolare nel caso del Data Protection Controller, che è sostanzialmente la manifestazione del DPO, del Data Protection Officer, e dell'ADPS, che è un ufficio che si occupa a livello interistituzionale, cioè si preoccupa del rispetto, della tutela del diritto alla riservatezza all'interno delle istituzioni europee. Questo DPS ha avuto una vicenda molto interessante nel periodo in cui ero lì con Olaf, e che si è anche
provo ad accennare perché riguarda anche l'osservazione che Leonardo Mineo faceva prima, che effettivamente le nostre politiche sono il riflesso di molto spesso di normative introdotte a livello europeo. Sono il caso, per esempio, della protezione dei dati personali. In questo specifico vicenda della mia DG Olaf in relazione alle DPS c'è stato un lungo, forse mai finito, braccio di ferro per decidere i tempi di versamento nell'archivio storico dei documenti. Allora, i documenti, i file di Olaf sono prevalentemente file di investigazione. Le investigazioni possono durare, richiedere sicuramente 15 anni. In precedenza, prima della normativa, prima del GDPR, prima dei nuovi termini di gestione dei dati personali che tendono a livello il cui principio, diciamo, è dare la minima diffusione, il minimo utilizzo per il minimo tempo possibile all'amministrazione pubblica di utilizzare dati personali, il termine per Olaf per versare i suoi documenti in archivio storico era 20 anni, ma poi il termine è stato ridotto per tutti a 15, e sulla base di una regulation per cui i dati personali sono conservati nella forma che permette l'identificazione di soggetti per non più di quanto sia necessario per gli scopi per cui questi dati stessi sono elaborati. Ora, stabilito che i casi di Olaf sono 15 anni, le DPS è andato a dire a Olaf: beh, no, non potete più tenerli 20 anni, dovrete versarli al compimento dei 15 anni. Questo ha creato ovviamente improvvisamente 5 anni di arretrato nei versamenti, perché prima si tenevano 20 anni. E da un certo giorno i signori delle DPS sono venuti fisicamente negli uffici dell'archivio di Olaf e hanno detto: solo 15, dovete dimostrarvi che vi servono per 20, altrimenti, se no, dovete consegnare. E quindi è partita una serie di, insomma, c'è stato un lungo scambio di lettere che spiegavano le esigenze dell'ufficio contro l'applicazione di queste normative più strette, e alla fine si è detto: va bene, ci vogliono 15 anni, approviamo che da un certo punto in avanti elimineremo tutti il backlog, cioè l'arretrato, però per poterlo fare devono essere rivisti i tempi di conservazione del piano di conservazione del segretariato generale. In attesa di questo si cominciano a fare i versamenti, ma insomma era poi il lavoro che ho fatto io di accelerare i versamenti in archivio storico dei casi investigativi chiusi da 15 anni, da più di 15 anni. In realtà ce n'erano, facendo questo lavoro abbiamo scoperto che c'era un imbarazzante arretrato, per cui ce n'erano anche di 30 anni prima. Però insomma abbiamo lavorato molto in questi mesi, abbiamo fatto tabelle Excel, confrontato piani di trasferimento, quindi sì, alla fine credo che si siano messi in pari. Però è curioso perché appunto vedere che all'interno dell'istituzione c'è questo ufficio, questo servizio con poteri particolari e piuttosto cogenti, per cui a un certo punto sì, abbiamo potuto dire che ci voleva prima la variazione fatta, approvata dal segretariato generale sui termini di conservazione dentro queste grandi liste generali che dicono quanti anni devono stare i documenti. Peraltro la revisione di quella lista credo che sia stata fatta alla fine del 19. E niente, quindi torniamo a noi. Scusa Antonella, sì. Su questo tema il versamento non coincide necessariamente con l'accessibilità dei documenti? Assolutamente no, nel caso di Olaf secondo me non sono accessibili praticamente mai.
sono riservati di default. Ma comunque il mai in archivistica mi sembra un po' difficile da sostenere. Però comunque la ritrosia a versare dopo 15 anni dalla chiusura del fascicolo mi sembra difficile da sostenere se l'archivio storico è comunque vincolato a sua volta da un divieto di consultabilità molto più lungo. Sì, ma infatti il problema non nasceva da una ritrosia, da una resistenza degli archivisti, ma degli investigatori. C'era proprio un braccio di ferro interno. Erano gli investigatori che non volevano diffondere, che non volevano lasciare uscire i loro documenti. Però adesso si sono dovuti adeguare. E, tra l'altro, nello specifico caso di Olaf c'era anche una squisita sottigliezza che veniva tirata in ballo in questo caso, cioè la differenza tra la chiusura del caso investigativo e la chiusura del fascicolo, che sono due operazioni diverse. La chiusura del caso viene sancita, veniva almeno sancita con un atto che diceva case closed. O dismissed o closed, cioè chiuso perché abortito per varie ragioni, perché si rinuncia a proseguire o perché non c'era proprio un caso, oppure comunque l'investigazione è stata compiuta, i risultati sono stati trasmessi alle persone di competenza, che possono essere i paesi membri o altre corti. In questo momento adesso è stata istituita una nuova agenzia che è il prosecutor, quello che prosegue il lavoro di Olaf una volta stabilito che ci sono state delle frodi, con poteri di tipo giudiziario, che Olaf invece non ha. E quindi c'era ancora questo giochino all'interno del braccio di ferro Olaf e DPS. Voi ci state chiedendo di versarli quando il caso è chiuso, ma noi invece li verseremo quando è chiuso il file, che può venire magari un anno dopo, che è un'operazione che si fa sulla piattaforma e che decorre in maniera automatica dall'ultimo documento inserito. Quindi se dopo il documento che chiude ufficialmente il caso vengono inseriti altri documenti, il fascicolo continua a essere vivo e non parte l'orologio dei 15 anni. Insomma, queste sottigliezze sono, non credo che siano solo del caso Olaf, sono abbastanza indicative del fatto che comunque gli archivisti e gli amministrativi coinvolti, magari dopo 15 anni, non sono ancora pronti a separarsi dalle loro carte. Però, insomma, credo che si adegueranno. Torniamo al... Posso fare un'osservazione? Ma certo! Questo è interessante perché, come dire, la questione dei limiti di versamento non è una questione, diciamo così, di lana caprina che può interessare soltanto la gelosia degli amministrativi che gestiscono quelle carte o degli archivisti che si devono trovare a gestirla, ma è un elemento che ha una forte conseguenza poi sulla natura e sulle attività dell'istituto destinato alla conservazione permanente, in questo caso l'archivio storico UE, perché è un po' lo stesso fenomeno, lo stesso tipo di dinamica a cui assistevamo nel nostro paese prima che nel 1963 i termini di versamento fossero dilatati in un termine tale di tempo per consentire sostanzialmente agli istituti archivistici, agli istituti statali archivistici di caratterizzarsi essenzialmente come istituti di studio. L'abbreviazione, l'accorciamento dei tempi di versamento hanno un forte riflesso su quella che è la natura poi del lavoro e delle istituzioni chiamate a conservare, perché più breve è il termine, più il lavoro degli archivisti evidentemente sarà collegato con le amministrazioni attive che hanno versato quelle carte. Più il termine sarà lungo, più, come dire, gli archivisti sono chiamati a gestire documentazione che è più nel dominio della storia che nel dominio dell'amministrazione. Quindi, diciamo, l'asticella e il limite è un limite, come dire, che non è neutro dal punto di vista delle attività archivistiche.
Assolutamente no. Inoltre c'è immediatamente la ricaduta sull'accesso. Se si può vedere una pratica, non so, concessione di un finanziamento, la gestione di una politica entro, diciamo, subito dopo 15 anni, ha tutto un altro peso rispetto a vederla dopo 30. Cioè, rimane compito degli storici e poco sugli analisti politici, ormai insomma, c'è poco da dire. Insomma. Va bene, a questo punto, dopo aver premesso che comunque quelle pratiche secondo me non saranno facilmente visibili né dopo 15 né dopo 30 anni perché sono abbastanza blindate, e passerei invece a, no, facciamo ancora un cenno al, al Local Security Officer, che è il, l'agente della sicurezza locale, che a sua volta può intervenire nella valutazione dei documenti. Vediamo dopo. Infatti, allora, non ci discostiamo tanto dal nostro, dalle definizioni in ambito archivistico teorico. Il documento è, sono i documenti tutti quelli ricevuti o creati, redatti o ricevuti dalla commissione, dall'ufficio della commissione, in riferimento a un caso, e caso vale anche per gli altri uffici, non è soltanto per Olaf. E la terminologia IDOMEC, senza riguardo al supporto, questo perché ci sono già da molto tempo archivi ibridi. E il file è la raccolta di tutti i documenti concernenti lo stesso caso, organizzati in un modo coerente e sottoposti al ciclo di vita previsto da IDOMEC, che poi vedremo. Distinguiamo invece, e c'è l'accento molto marcato su questa distinzione, i working document e i working file, che sono i documenti di lavoro non ufficiali. Sono tutta la documentazione, i file intermedi, gli eventuali articoli, le copie, le cose che non sono in senso stretto un documento ufficiale che fa parte di quel caso. Perciò non, tendenzialmente non fanno parte del fascicolo, se si ritiene possono motivatamente essere inseriti, se possono rendere più semplice la comprensione della, della pratica, ma se non sono classificati, possono essere, se non sono registrati, possono essere immediatamente distrutti. E questo viene ribadito molto spesso, che è l'ufficio stesso che provvede all'eliminazione dei working documents. Probabilmente perché in passato c'è stata qualche difficoltà nel creare una rete unica condivisa, un accento viene spesso riposto sul evitare la shared drive, cioè sull'evitare, non considerare i documenti ufficiali quelli che sono sulle shared drive, cioè sono sul, diciamo, sulla rete o su applicazioni che appunto consentono il file sharing. Soltanto quello che è in ARES è un documento ufficiale, e ARES è il loro sistema di protocollo che adesso vediamo. Analogamente i working file, che sono composti da working documents, non ricadono sotto le nostre regole di gestione documentale e non hanno valore legale, quindi si possono eliminare, si possono eliminare senza formalità. ARES sta per Advanced Record System, è l'applicazione gestita da Digit sotto la guida del segretariato SecGen per implementare i principi di gestione documentale di IDOMEC e gestire il protocollo unico della commissione. Consente quindi di registrare e ricercare i documenti, anche di ricevere notifiche mentre l'applicazione è chiusa, gestisce l'accesso ai documenti non classificati. Non classificati in questo caso è inteso nel senso di classified, cioè non riservati, che non hanno un livello di sicurezza collegato che li rende non visibili a tutti. E in particolare dentro la grossa tipologia di vari documenti classificati abbiamo i restraint, che sono registrati ma non allegati. Adesso li vedremo.
Quindi sostanzialmente il ciclo di vita del documento e quindi in parte anche del fascicolo parte dalla sua creazione negli uffici, alla registrazione nel sistema Ares, alla fascicolazione che avviene partendo da Ares e utilizzando la piattaforma che gestisce il grande piano di classificazione comune a tutti, c'è la gestione e l'uso del fascicolo all'interno dell'archivio della DG, finché stabilito che il fascicolo non riceve più da almeno un anno un documento che lo alimenti, o perché il DMO, cioè il responsabile della gestione documentale di quel dipartimento, stabilisce che il fascicolo è comunque chiuso, viene sottoposto a una prima valutazione, si chiama review, e in base alla valutazione eventualmente versato in archivio di deposito. Dovrebbe aver compiuto a questo punto i 15 anni, non può averne di più. Chiaramente stabilito dentro le regole di IDOME che tutti i documenti redatti come prova amministrativa, redatti o ricevuti come prova amministrativa o giuridica di decisioni, situazioni, intenzioni o eventi legati alle attività della Commissione e dei suoi dipartimenti devono essere registrati in Ares, comprese le email. A me stupì quando ero appena arrivata che questa specifica fosse così chiara, perché ricordavo gli anni in Italia in cui la registrazione a protocollo delle email, come peraltro è ancora adesso, è oggetto di qualche discussione tra gli archivisti, cioè soprattutto le email non PEC, che non provengono da un indirizzo certificato. In commissione non si fanno tanti problemi. Una mail che ha un minimo di contenuto ufficiale, che può essere prova amministrativa o giuridica di fatti, intenzioni, eventi, eccetera, si registra dalla stessa piattaforma, cioè un pulsante specifico che registra direttamente la mail, è integrata. Ok, un breve ripasso sui documenti classificati, che sono di 4 tipi. Sono in ordine di segretezza: the EU top secret, secret EU, confidential EU e restraint EU. I primi tre non entrano nel sistema di protocollo, è vietato, sono registrati direttamente su un protocollo riservato dal direttorato sicurezza. La distinzione è il livello di rischio, cioè il livello di danno collegato al loro rischio di diffusione, per cui da un danno eccezionalmente grave a un danno grave a un danno. Invece il restraint prevedono un pregiudizio, una possibilità di un po' meno di un danno, un fastidio. A questo punto la registrazione dei restraint invece va fatta nel sistema di protocollo, però è vietato allegare il documento. Quindi c'è solo la registrazione con i suoi metadati informativi e i documenti stessi, sia quelli digitali che quelli cartacei e analogici, sono conservati in un luogo separato. Nel caso del documento digitale è conservato in un'applicazione speciale che è RUE, Restraint UE. Nel caso dei documenti cartacei, e nel caso di Olaf erano molti, ci sono delle procedure di sicurezza speciali, per cui chiavi che aprono armadi di sicurezza e solo pochissimo personale è autorizzato ad aprirli, quindi non tutto il personale dell'archivio poteva accedere all'armadio dei restraint. Insomma, a che cosa? Ci sono poi i security marking, che non sono livelli di sicurezza, ma sono semplicemente delle indicazioni pratiche operative per la gestione di quel documento e regolano la visibilità nel sistema Ares, che sono questioni mediche, le questioni legate al personale e le questioni personali nel senso di private. Questo non ci crea molti problemi, solo che c'era all'epoca molto studio tra gli archivisti che si riunivano in questi incontri interistituzionali degli DMO
per rivedere i security markings o per vedere e studiare anche le questioni delle classifiche, nel senso di classify i document. Non ho idea se nel frattempo sia cambiato qualcosa, ma credo che questi siano più o meno i principi generali. Ok, allora. Non so, questa è un'immagine che viene dalla guida applicativa, la guida operativa di IDOMEC e rappresenta graficamente, spero che si riesca a leggere, questo cerchio composto di cerchi più piccoli al suo interno che dovrebbe permetterci di capire come è stato progettato il sistema IDOMEC, che prevalentemente dal punto di vista informatico si compone di quindi Ares, che è il grande sistema di gestione che noi potremmo avvicinare a un protocollo che fa anche un po' di gestione documentale, a Non-Com, che vedremo ora, che sta per Nomenclature Commune, ed è il filing plan, cioè il piano di classificazione, e il file list, cioè l'inventario di tutta la commissione, di tutti i suoi dipartimenti, che consente di costruire quel codice identificativo univoco che permette per lo più, diciamo, di mantenere e gestire l'ibridità degli archivi. A queste due parti della sfera esterna si aggiunge il sistema Hermes, che è anche il nucleo, cioè il sistema di repository condivisi, soprattutto per far fronte alla gestione informatica, alla conservazione informatica, perché, come vedremo, su quella cartacea sono i tradizionali repository fisici. Ma in questo momento in cui è stata fatta questa diapositiva, il sistema di conservazione era ancora abbastanza, si stava implementando. Credo che adesso sia arrivato al terzo step di sviluppo. Non lo tratterei diffusamente perché è intanto abbastanza tecnico, richiede già una certa conoscenza delle procedure, dei requisiti che abbiamo noi in Italia per comprendere quali di questi vengono comunque applicati e considerati fatti propri dagli archivi dell'Unione. In linea di massima ci sono alcune piccole cose che possiamo dire qui, che sono che il sistema si ispira al modello OAIS in maniera esplicita. Per i neo, gli studenti della scuola forse è un po' prematura questa presentazione, però fa giusto qualche cenno. Quindi sono molto consapevoli di che cosa è un repository, dei rischi e dell'importanza dei metadati e anche di come questo sviluppo, tra l'altro usano, mi pare che usino Preservica, che è un sistema che appunto è assolutamente rispettoso di tutti questi standard, ma è ancora abbastanza, per quello che ho potuto vedere io, una cosa che viene intanto in progress e poi gestita molto dagli informatici, con il supporto degli archivisti, ma non degli archivisti a livello locale. Quindi se torniamo un po' sui principi, parliamo un attimo di che cos'è Non-Com, che come vi dicevo è Nomenclature Commune, è definita per i suoi primi tre livelli un piano di classificazione molto elaborato che arriva fino a un massimo di 8 livelli, quindi sono alberi molto lunghi, molto strutturati. I primi tre livelli vengono gestiti e definiti dal SecGen. Gli altri, fino a un massimo di 8, vengono definiti all'interno delle DG dal responsabile della gestione documentale, sempre naturalmente previo accordo, comunicazione con il segretariato generale. A questa nomenclature commune è dedicato un'applicazione che è appunto Non-Com, che è integrata in Ares. Perciò mentre si registra nel protocollo,
il documento, si procede attraverso Moncom alla costituzione del fascicolo, al suo, alla sua fascicolazione, un fascicolo esistente se c'è già, nel rispetto del piano di classificazione. Questa è la parte un po' tecnica. Quindi il documento del registrato deve necessariamente essere inserito in un fascicolo, può essere inserito in più fascicoli in caso sia necessario dare due o tre classifiche, solo se è necessario. Nel fascicolo possono essere inseriti anche i documenti non ufficiali se aiutano la comprensione del caso, quelli che abbiamo chiamato working files. Tutti i fascicoli però devono e non possono altrimenti fare parte del filing plan che individua le attività prevalenti e principali della commissione. Si fa molta formazione su come si deve aprire e chiudere, come si distinguono, come si fa un buon titolo per un file, per un fascicolo. Come si possono fare i sottofascicoli, come è importante non fare alcuni errori che renderebbero impossibile chiudere il fascicolo nel tempo, cioè fare un fascicolo di azione seriale, che è un ibrido, in cui ogni anno si apre un nuovo sottofascicolo, perché in questo modo il fascicolo nella sua interezza non sarà mai chiuso. Alla fine del caso, della pratica, dell'affare, si deve provvedere, lo fa il DMO, a chiudere il fascicolo dentro la procedura e a eliminare eventuali working documents che non si ritengano necessari per la conservazione permanente. Se non viene fatta la chiusura manuale, la data di chiusura corrisponde a quella dell'ultimo documento inserito nel fascicolo. E veniamo quindi a questo punto al passaggio successivo: per quanto tempo si conserva un fascicolo. Per decidere quanto tempo viene conservato il fascicolo, c'è lo strumento chiamato CRL, Common Retention List, che viene regolarmente aggiornata dal SecGen in collaborazione con tutti i DMO, scusate di nuovo, sono il segretariato generale in collaborazione con i responsabili della gestione documentale. E che cosa dice la CR, la Common Retention List? Dice quanto è la durata amministrativa del documento, cioè quanto è il periodo di validità amministrativa, di utilità amministrativa. Normalmente questo periodo, che può essere 10, 2, 5 anni, inizia dalla chiusura del fascicolo, appunto nel caso di Olaf, dicevo, c'era anche stato proprio sulla chiusura del fascicolo, che la chiusura del fascicolo non corrisponde necessariamente alla chiusura del caso. Comunque durante la RP i fascicoli stanno negli archivi, nei depositi d'archivio delle singole direzioni generali e il DMO, teoricamente una volta all'anno, di solito all'inizio o alla fine dell'anno, controlla i fascicoli che si stanno avvicinando al termine della loro ARP, li chiude e comincia il processo di review. Quanto è mediamente un periodo di retention, di amministrative retention? In questo caso, per esempio, ho preso alcuni esempi e vediamo. Nel caso del fascicolo personale, 120 anni dalla nascita del titolare del fascicolo. Ai fine dei 120 anni, la prima review prevede l'eliminazione del fascicolo. Analogamente, il file sanitario, che si deve conservare fino ai 75 anni del titolare e una volta raggiunti si elimina. Negli altri casi più o meno sono i termini che diamo un po' anche noi nei nostri massimali di scarto, nei nostri piani di conservazione, il management la gestione di finanziamenti, gestione di contratti, durano 10 anni, presto la DG, e poi vengono sottoposti a,
ha due possibili trattamenti, la selezione o la campionatura, sampling o selection. Vedete infine l'ultima riga, gli state aid, gli aiuti allo Stato, sono trasferiti agli archivi storici dopo solo 2 anni. Quindi qui si ritiene che l'utilità di questi fascicoli sia di andare rapidamente negli archivi dove vengono trattenuti, poi sottoposti a una seconda review. Quindi la casistica prevede 3 possibilità dopo lo scadere dell'ARP. L'eliminazione, che nel caso del documento cartaceo si fa con incenerimento o con triturazione. Il processo di sampling o selection, cioè di estrarre dei campioni con un certo criterio oppure riselezionarli con un criterio puramente soggettivo, cioè sulla base della valutazione del DMO. E quindi trasferimento agli archivi storici, dove a loro volta si potranno rifare, riproporre le due possibilità, eliminazione o un'ulteriore campionatura e selezione. In pratica qui riepiloga questa slide riepiloga le possibilità. Allora abbiamo una sulla sinistra il raggiungimento della fine del periodo di utilità amministrativa stabilito dentro la Common Retention List. All'interno della DG avviene la prima review, cioè la prima valutazione, il primo scarto anche di fatto, che ha queste 3 possibilità, la selezione, l'eliminazione e il trasferimento agli archivi storici, oppure il trasferimento agli archivi storici dopo aver fatto la selezione o il sampling. Negli archivi storici, che sono quelli in primo tempo di Bruxelles, avviene la seconda review dopo un certo termine di conservazione, che anche questo è abbastanza definito dalle normative generali. Anche qui si potranno avere 2 esiti fondamentalmente: la conservazione permanente del file e quindi il trasferimento a Firenze, se è riconosciuto il valore storico del fascicolo, oppure una eliminazione del fascicolo nella sua interezza, oppure la campionatura o la selezione. Direi che... Allora, io vi farei vedere, così prendo un po' fiato, un breve video che ci racconta proprio un'intervista che, tra i tanti materiali disponibili all'interno della rete interna, la Intracom della Commissione, sono a disposizione dei dipendenti. Tutto fa parte dell'autoformazione e della diffusione della conoscenza delle giuste pratiche archivistiche. Il video è in francese e sottotitolato in inglese. Se qualcuno ha qualche difficoltà particolare sulla comprensione, magari alla fine ci riparliamo. Chiedo anche se va bene così per il nostro regista. Se io procedo, poi ci risentiamo. Donc voilà, nous nous trouvons ici au dépôt central des archives historiques, à proximité de Bruxelles. Bonjour Marc Wunderlin, vous travaillez donc au service des archives historiques de la Commission. C'est ce service qui est en bout de chaîne dans le cycle de vie d'un dossier, puisque c'est ce service qui prend soin des archives historiques une fois leur durée d'utilité administrative ou DUA échue. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord quel type d'archives on trouve dans ces murs ? En fait, toutes les archives de la Commission sont ici dans les murs. Et on ne peut envoyer aux archives historiques que ce qui a que c'est passé la DUA, donc la durée d'utilité administrative. Comment les archives doivent arriver ici ? Il y a une procédure
qui est obligatoire, c'est-à-dire que chaque unité physique doit avoir son numéro bien défini. Ça, c'est mis dans la liste Excel, donc chaque ligne est une unité physique. Ça, il y a une procédure, il y a une façon de procéder que vous connaissez et que les gens doivent aller voir sur notre site. Donc, voici. Un élément par exemple, quand vous envoyez, je vais dire ici c'est une palette, eh bien il faut numéroter la palette pour nous faciliter les choses puisque le camion vient avec tous les bâtiments de la commission. Donc s'il y a 10 bordereaux, 10 envois, c'est dans un seul camion. Donc forcément, il y a une façon de procéder pour nous l'envoyer. Donc il faut mettre le numéro de bordereaux, le numéro de la caisse ou de la palette de manière à ce qu'après, ici sur le quai, on puisse faire le tri pour après l'échantillonnage et les placer dans les endroits respectifs. Donc nous nous trouvons maintenant au cœur des archives, puisqu'on se trouve au sein d'une des nombreuses salles d'archives du service des archives historiques. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est votre méthode de rangement ? En fait, une fois que le bordereau arrive chez nous, il est contrôlé, comme vous avez vu dans le quai. Après ça, on le met en rayon, dans les endroits où il y a de la place, bien sûr. Ici, par exemple, quand vous voyez, si j'explique le bordereau ici, le 46 de 2014, ça veut dire que c'est le 46e envoi de l'année 2014. Ce nom lui sera titré à vie. Donc il est ici, on est ici au rez-de-chaussée, donc ça veut dire 70, 71 premier étage, 72 deuxième étage. Rayonnage 252, vous le voyez ici. Et voyez ici 133, 133, ça veut dire qu'il est à l'étagère 133. Et donc c'est le 46 de 2014, on va regarder, espérons que c'est bien juste, voilà. Et voilà, donc 46 2014, voici donc le document, enfin une des unités physiques de ceci. Ce qu'on fait, nous on contrôle chaque unité physique quand l'envoi arrive, de manière à ce qu'on sache que toutes les unités physiques sont bien là. Et pour être certain, on y appose le cachet du bordereau de transmission. Ça veut dire que le service d'archives historiques l'a contrôlé. Par exemple ici, il y a un CD qui est mis dans la liste Excel, bien sûr, c'est obligatoire. Donc quand vous avez un CD, vous devez l'ajouter sur la liste Excel et l'ajouter ici. Donc voilà, ça c'est un exemple de classement chez nous. Et c'est comme ça qu'on le fait partout. Mais bien sûr, ça dépend de la catégorie, puisqu'il y a trois catégories. Comment HPS va améliorer votre travail ? En fait, HPS nous aide beaucoup, dans le sens où, quand vous voyez sur cette étiquette, tout est mis dessus. Il y a aussi le fait que la durée d'utilité administrative, les dossiers clôturés, arrivent chez nous. Avant, ce n'était pas le cas. On envoyait les dossiers aux archives historiques. Il n'y avait pas de liste commune de conservation, pas de DUA, donc c'était beaucoup plus difficile pour nous. Maintenant, avec ceci, c'est la perfection. Voici un exemple ici d'un autre document, moins récent bien sûr, d'avant. Vous voyez, c'est moins précis, c'est moins complet. Et donc, HPS nous aide énormément là-dessus. Alors Marc, y a-t-il une consigne spéciale pour permettre aux utilisateurs de demander pour consultation des dossiers qui auraient déjà été transférés aux archives historiques ? Oui, tout à fait. C'est une consigne obligatoire en fait. Si on a une demande, on doit l'envoyer d'abord à OIB Archives Base, qui est notre site, qui est notre adresse mail pour nous, et c'est la seule et l'unique. Il y a une demande à remplir, c'est-à-dire qu'on doit aller sur notre site rechercher ce document-ci, qui est une demande de pré-recherche. Je précise aussi que vous ne pouvez demander des documents qui vous appartiennent. On ne peut pas demander d'autres. Si vous demandez des documents qui appartiennent à d'autres personnes, forcément, on doit demander l'autorisation au service versant. Ça, c'est le principe. Alors ici, par exemple, nous voyons, c'est Madame Dupuis Rosemary. Il y a déjà pas mal, la date, c'est le 13/8/2010. Elle a demandé, voici deux unités physiques. Donc, dans le bordereau 17/2009, comme vous voyez, 70, donc on est de nouveau ici, 243, c'est donc ce rayonnage. Ici 52-72, donc voilà, ici 52 jusque 72, ça c'est la totalité du bordereau. Elle demande l'unité physique 15 et 16, et bien on regarde donc de là à là où ça se trouve. Ben, ici, donc le papier était ici, donc je présume que ça doit être le numéro 18. Bien voilà, donc ça c'est l'unité physique 18. Donc ça veut dire que la personne a demandé, voyez, le numéro de bordereau 17/2009 comme normal. C'est l'unité physique 18, lui il est toujours là, mais ça veut dire qu'à la place des deux unités physiques 15 et 16, on met ceci. En fait, on se trouve ici, on appelle ça la rue de container. C'est-à-dire que nous avons ici aux archives historiques trois catégories qui nous sont propres, 1, 2 et 3. Ici, c'est la catégorie 3, c'est-à-dire ce sont les très gros transferts, les subventions, tout ce qui sont dossiers financiers et souvent les dossiers qui ne sont pas consultés régulièrement.
Pourquoi? Ben parce que forcément, c'est plus difficile de prendre un dossier qu'elle en dessous, même si on sait les ouvrir, plutôt que d'aller chercher dans les rayonnages. Donc voilà, ça c'est la grande différence. Alors ici, il y a une différence. Les numéros, ce ne sont plus des étagères, ce sont des containers. Donc les containers ont chacun leur numéro bien défini aussi. Et c'est comme ça qu'on le retrouve. Par exemple ici, le 172-98, ben dans ce container-là, il y a l'unité physique 73-144. Dans ce container-ci, il termine le bordereau de 145 à 160, puis après un autre bordereau qui va de 1 à 103, le 208-98, etc., etc. Donc toujours, toujours, quelle que soit la catégorie du document ou de l'unité physique, il est toujours dans la minute retrouvable. Sì, avete visto l'entusiasmo del collega. Mi sentite? Sì? Sì. Ho trovato curioso questo entusiasmo nel presentare il sistema che lui ha definito HPS, che sta per Hermes Preservation System. Adesso io non sono entrata nel merito di HPS, ma HPS è ancora un cerchio più grande che comprende appunto Hermes, sistema di preservation, Ares, Noncom e tutta la struttura di ARP come retention list, quindi in sostanza tutti gli strumenti della gestione archivistica. Questo è il deposito che sono andata a vedere anche io prima di lasciare Bruxelles, è un enorme deposito con questi numeri, con queste dimensioni di archivio, ma è anche una serie di sale molto, molto pulite, molto curate, dove stanno gli archivi ready for Florence, perché presto sono previsti i loro trasferimenti all'archivio storico di Firenze. Naturalmente non tutto andrà a Firenze, e sicuramente le serie documentali più importanti, in questo caso quelle che vediamo sono i documenti che vengono dai gabinetti di presidenza della Commissione. E qui direi che questa è la sede finale, che è l'archivio europeo che è conservato a Firenze, la parte di archivio europeo che è conservato a Firenze. Mi pare che molto rimanga a Kortenberg e che rimanga disponibile per dentro il centro del deposito di Bruxelles. Bene. Sì, ci sono domande sulla chat? Se no vogliamo fare ancora 5 minuti di pausa e poi ci risentiamo. Chiedo al regia e... Ci sono alcune domande. Ci sono alcune domande? Posso? Allora esco dalla condivisione. Sì. Allora. Ce ne sono molte, direi. Allora, il versamento dei fascicoli, comincio qui, quindi è legato al tempo di trattamento dei dati personali. Sì, nel senso che il versamento dei fascicoli non può andare oltre i 15 anni, ma ci sono fascicoli che, come forse si è visto in una slide successiva, che vengono trasferiti già dopo due. Dipende appunto dalla Common Retention List. E interessante anche l'ingerenza nell'applicazione del DGPA nelle politiche archivistiche. Sì. Se il passaggio del trattamento dei dati dallo scopo originario all'archiviazione nell'interesse pubblico diventa il modo per poter conservare i dati senza cancellarli, i tempi dei versamenti potrebbero accorciarsi sempre più, così come potrebbero rendersi più urgenti le politiche di selezione e scarto. Certo,
Se noi dovessimo applicare questi tempi di versamento, credo che per gli archivi di Stato sarebbe certo improvviso carico di lavoro, non so, forse neanche sostenibile allo stato attuale. Tecnicamente come si trasferiscono le mail in ARES? Sì, è molto divertente, c'è un pulsantino che si chiama ARES Look, che fa sì che sta dentro il sistema di posta ed è integrato, nel senso che a quel punto la mail che si sta scrivendo o ricevendo viene automaticamente inserita in una schermata di ARES e quindi si compilano i pochi campi che restano, perché appunto essendo una cosa automatica molto materiale viene, molte informazioni sono metadati che transitano dal sistema di posta al sistema di ARES. E la classificazione di una mail? E la classificazione sarà quella del caso a cui si riferisce, come fosse un documento normale. L'inserimento nel fascicolo è contestuale alla registrazione. No, non è tecnicamente, c'è un passaggio, sono due passaggi distinti e c'è l'indicazione molto chiara di farlo al più presto possibile, meglio se contestualmente. Gli strumenti di controllo per fare questa verifica credo che siano nelle mani del DMO, cioè è il DMO che periodicamente deve verificare che non ci siano documenti sciolti, non fascicolati. Direi che in questo caso sono più o meno come noi. Però credo che ci sia qualche controllo, credo, sul fatto che più di tanto un documento non può restare senza un suo fascicolo. Gli acronimi in francese sono diversi, sì, la DUA e la RP. Allora, non ho capito la procedura di scarto, perché ne ho fatto un cenno velocissimo, perché la procedura di scarto per me è stata un po' scioccante, perché mi veniva da chiedere, ma chi vi autorizza a scartare? Dov'è la sovrintendenza? E ovviamente la domanda che cadeva nel vuoto. Naturalmente non c'è nessun tipo di procedura se non l'eliminazione fisica. Immagino che, non ne ho visto, ma immagino che per coerenza con tutto il resto, su questo sono sicura, tutti i metadati relativi agli scarti, cioè il fatto che un documento venga eliminato o trasferito o selezionato, qualunque sia la sua sorte, di tutto questo c'è un tracciamento molto preciso dentro il sistema non-com, cioè la gestione del fascicolo. Tenderei a dire che il fascicolo viene gestito e non il documento, perché se il documento è considerato un working document si può eliminare, altrimenti il suo destino segue dall'inizio alla fine quello del fascicolo. Questo se non altro finché si sta dentro l'ambito del centro di gestione documentale della DG. Presumo, ma cioè, non lo so con certezza, se ci sono facoltà diverse per gli archivisti che si occupano dentro l'archive historique dell'OIEB, se possono fare uno sfoltimento del fascicolo. Mi verrebbe da dire di sì, però a questo punto la gestione sta fuori dalla DG. Altrimenti, se c'è un documento che non si intende conservare, si elimina, perché è un working document e non è un official file. L'OIB che se ne occupa. Sì e no, lo sfoltimento dei documenti di lavoro considerati non ufficiali lo fa il DMO all'interno della DG. Lo scarto, l'eliminazione quindi può avvenire sia a livello DG allo scadere dell'ARP, oppure può avvenire successivamente una volta fatto il versamento nei depositi e viene gestito dalla squadra degli archivisti. Sono archivisti, non sono traslocatori che lavorano alle infrastrutture. L'OAEB è molto articolato, è una struttura molto potente, molto grande dentro Bruxelles,
per dire sono loro che si occupano anche di tutta la parte logistica e infrastrutturale quando c'è il cambiamento della presidenza della commissione. Mentre io ero lì, si passò alla alla presidenza von der Leyen e c'erano degli interessantissimi video durante la mia presenza lì per raccontare come nell'arco di 2 giorni era stata completamente ricostruita la struttura degli uffici, svuotati tutti i vecchi archivi e cambiate tutte le definizioni degli uffici, i nomi sulle porte, i gabinetti, eccetera, e questo in 48 ore in cui l'OEB ha completamente rivoluzionato il palazzo principale, il Berlaymont di Bruxelles. Però dentro l'OEB c'è anche una parte che è specificamente l'archivio storico e in quella ci sono tanti archivisti. Non so se ho risposto alla domanda sullo scarto, ma sostanzialmente non è solo l'OEB, lo scarto avviene come selezione e eliminazione in 2 tempi. Una parte la fa il DMO, direi la principale la fa il DMO alla fine del periodo di utilità amministrativa, e poi c'è la possibilità per un successivo scarto scoltimento presso l'archivio storico. Penso di aver risposto a tutti. Non so se è meglio, chiedo un consulto. Io avrei ancora qualche slide, ma non più molte. Vogliamo fare una pausa e riprendere fra altri 5 minuti per chi vuole seguire la parte, diciamo, riflessione sulle conclusioni e ancora qualche domanda, se ce ne sono. Bene, lasciamo poi alla fine 10 minuti per la compilazione del questionario, se qualcuno vuol farlo subito. Ok, allora sospendiamo per... Ditemi voi come... Adesso sono alle 5:15, io ne avrei ancora per qualche 10 minuti, un quarto d'ora, e poi sarebbe tempo libero per domande e questionario. Va bene, allora 5 minuti di pausa. D'accordo, grazie.
No, grazie. Puoi andare, grazie. Che dimmi un po'. Possiamo ricominciare. Prendo la parola se possibile. Sentiamo. Qui è la segreteria organizzativa. Tutti i partecipanti dovrebbero avere ricevuto l'invito a compilare il questionario. E coloro che non lo avessero ricevuto sono invitati a scriverlo immediatamente in chat. Inoltre è bene che lo scrivano anche all'indirizzo suggerito info.piemonte@anai.org in modo che possiamo provvedere in tempo reale e prima possibile a rimediare. Credo che le domande sì, siano poche, ma forse necessitano di qualche minuto per essere meditate, quindi non so se il relatore e l'organizzatore desiderano concedere un tempo supplementare per la compilazione. Non abbiamo formalizzato questa indicazione sui tempi di compilazione, però forse sarà gradito ai partecipanti sapere se hanno un minuto, un'ora o un semestre a disposizione. Lascio pertanto la palla a voi. Rispondo subito. Il semestre lo escluderei e direi che possiamo dedicare una decina di minuti alla fine, quindi non so, tra le 5:20 e le 5:30 per la compilazione del questionario, però questo può essere compilato anche successivamente nell'ora che segue la chiusura del seminario. Vincenzo, ma tu le protocolli le domande che arrivano, perché a questo punto il dubbio è quello. Ma protocollare, pazienza, l'importante è che siano classificate però, quindi, cioè segretate. Perché... classifica tutto con la lettera D, che sta per documenti, sì, al massimo certo. Sarà D 2020, sappiamo, un milione di queste tecniche speciali, ma questo fa emergere il doppio significato della parola classificare. E uno è segretare, e l'altro è collegare con il quadro di classificazione che noi chiamiamo titolario e che però esiste anche nell'Unione Europea. Quindi anche lassù si usa la parola classificare nei due sensi? No, in realtà no. La parola classificare, documento classificato è un documento riservato. Il documento che ha ricevuto una classifica dentro il filing plan è un documento filed, cioè fascicolato. Quindi loro fanno coincidere la classificazione con la fascicolazione? Di fatto sì, perché non c'è un momento in cui il singolo documento prende una classifica, ma si porta dentro un file che ha il suo... diciamo indice di classificazione anche molto lungo, molto complesso all'interno della struttura che è stata distribuita in maniera omogenea dal segretariato generale. Senti, ne approfitto allora per chiederti un'altra cosa.
In Italia si parla di classificazione multipla per riferirci al fatto che un documento potrebbe dar luogo a diverse funzioni, diverse attività. Nel cartaceo si faceva una fotocopia, l'originale si metteva in un fascicolo, la fotocopia in un altro. Nell'elettronico invece l'unico documento registrato nel sistema di gestione veniva munito di due classificazioni, quindi virtualmente inserito in due fascicoli elettronici. Il rischio di questo sistema, perché potrebbero esserci anche più di due classificazioni dello stesso documento, il rischio è quello che la multiclassificazione venga usata come un sistema di indicizzazione per facilitare l'accesso attraverso la ricerca di informazioni di contenuto. Questo è chiaramente un errore archivistico che si dovrebbe risolvere con il fatto che la classificazione ha uno scopo funzionale, mentre l'indicizzazione ha uno scopo di gestione delle informazioni di contenuto. Però non sempre è così chiara questa distinzione. Il problema della multiclassificazione si pone anche a Bruxelles. Non è visto come un problema, è un'opportunità che viene presentata anche nei manuali, nei corsi specifici per i gestori documentali. Si dice che il documento normalmente fa parte di un fascicolo, ma può far parte anche di più fascicoli. Questo è consentito, che lo stesso documento abbia una o due valenze giuridico-amministrative per cui appartenga a più fascicoli. Questo viene detto. Di lì non mi pare che ci sia nessuna particolare... Intanto, secondo me, molte persone non lo fanno, si tende a lavorare in minimo, quindi una volta che il documento fa parte del suo fascicolo, Non mi sembra molto frequente, non mi sembra che sia il caso di fare anche un uso un po' stravolto della classificazione. È comunque un sistema un po' rigido, tante cose non si possono fare, per fortuna. Poi nella mia esperienza si trattava di casi investigativi, e casi investigativi rarissimamente possono avere lo stesso documento che appartiene a due casi. Anzi, a volte si arriva alla fusione dell'investigazione in un solo fascicolo unico che riprende i due e diventa un fascicolo molto più grande. Di questi ne ho visti molti. Si comincia a... Appunto, però il nuovo fascicolo Mega contiene documenti che hanno classificazioni diverse. Perché se, a meno che si tratti di una cosa completamente diversa, cioè invece di essere una frode sui prodotti, non so, sulla produzione agricola, diventa improvvisamente una produzione di sostanze illecite. Cioè, questi casi mi sembrano abbastanza rari. Piuttosto si chiudono e ripartono con dei collegamenti. I collegamenti sono possibili, sono strumenti abbastanza... Di buona qualità archivistica, per cui consentono di fare molte cose. E l'indicizzazione o soggettazione si usa o no? Faccio fatica a ricordarmela. Mi pare di no. No. Mi pare di no. In Francia, per esempio, è molto usata l'indicizzazione. Ma io non ricordo che dentro Nancom ci fosse la possibilità di fare ricerche al di fuori del filing plan. Non mi pare. Cioè, si cerca ovviamente per stringa di caratteri, ma non dentro un thesaurus o un indice. Sì. No, direi che non c'era questa possibilità. Sì. Grazie. Niente, grazie a te, anche perché in realtà io praticamente avrei quasi concluso, nel senso che ho ancora soltanto più un paio di slide su cui... Possiamo parlare un attimo ancora, vediamo se
eccolo qui, eravamo arrivati qua, sostanzialmente all'ultimo passaggio del ciclo di vita del documento. Questi sono i documenti che saranno presto, quando ero lì io, saranno stati, spero, nel frattempo trasmessi all'archivio fiorentino. Sono i documenti più belli, sono anche, si vede anche dalla qualità della conservazione, sono questi meravigliosi stanze di deposito, pulitissime, curatissime, con tutti i materiali antiacidi, eccetera. E devo dire che qualche volta c'erano anche delle piccole ingenuità nella gestione dei depositi, perché io sono stata in Olaf a un certo punto si sono resi conto che alcuni dei depositi avevano infiltrazioni di umidità, e quindi è stato bellissimo perché io sapevo esattamente cosa dirgli, cosa fare, cosa controllare, grazie alla mia esperienza in sovrintendenza. E non essendoci là nessuna autorità sovraordinata, l'ultimo livello del potere, non c'è nessuno che gli dia queste consulenze. Cioè il SECGEN, il segretariato generale, è molto esperto nelle raffinate questioni di teoria archivistica, ma quando è il momento di stabilire il grado di umidità tollerabile dentro la cantina, c'era un certo vuoto. Io ho sentito il vuoto, ecco. Credo che adesso abbiano recuperato ampiamente, cioè hanno comunque tanti, come dicevo all'inizio, ci sono tanti vantaggi, pochissimi svantaggi, ma i pro di questa esperienza, i pro che ho visto sia per nel livello personale sia nel lavoro che si può fare dentro le istituzioni europee, sono veramente notevoli. E direi che su questa considerazione io potrei concludere. Aspetto semmai qualche vostra suggestione. Io ho individuato due riflessioni finali, che la disponibilità di strumenti e di policy in ambito archivistico è stata per me molto apprezzabile, molto, molto puntuale, molto aggiornata. Ci sono molte persone che ci hanno lavorato e continuano a lavorarci. Questo naturalmente non fa sì che sia il paradiso archivistico. Ci sono realtà in cui i DMO sono stati incaricati per disperazione, non essendoci una professionalità formata e motivata dentro la loro struttura, e questo apre un certo spiraglio per tutti gli archivisti italiani che ci ascoltano, i futuri archivisti che volessero anche considerare questi sbocchi professionali. Certo, è molto difficile arrivarci, è molto difficile sapere dove trovare le informazioni e capire, ci vuole anche per capire un po' di tempo, per capire che cosa sono, quali sono gli standard a cui loro aspirano nella ricerca del personale. La richiesta di archivisti è stata una delle prime cose che ho sentito partecipando a un incontro di coordinamento di tutti i responsabili di gestione documentale a cui io sono stata invitata come osservatrice. Tra l'altro anche di questo ero molto contenta, nel senso che sono stata molto fortunata, perché sono capitata in una struttura dove c'era invece un DMO preparata e competente e motivata, per cui quando ha visto il mio curriculum sapeva esattamente cosa voleva da questa distaccata e mi ha offerto di partecipare a tutta la vita professionale che faceva lei, o quasi, insomma, a molti eventi formativi, a moltissimi momenti di coordinamento, condivisione, eccetera. Devo dire che la strumentazione che hanno per noi è un sogno, cioè, noi non riusciamo a immaginare, poi qualcuno mi smentisca tra i colleghi che sono in servizio nelle pubbliche amministrazioni, all'interno di un'amministrazione per quanto grande, la disponibilità di un canale TV sulla Intracom che spiega le funzionalità del protocollo con piccoli sketch comici e anche però molto puntuali e precisi. E quindi è stata un'esperienza
diciamo, sì, assolutamente straordinaria nel senso letterale, perché per noi questo non è assolutamente lo stile di lavoro abituale per chi lavora nel settore pubblico, non solo per gli archivisti, purtroppo. E quindi, non lo so, da un certo punto di vista, per chi ne ha ancora voglia e possibilità, io la consiglierei vivamente. E direi che con questo mi affido a voi per sapere se ci sono domande. Chiudo solo un attimo. No, in attesa che qualche domanda emerga eventualmente, mi è venuto in mente un tema che è stato trattato nel workshop ANAI, quello annuale, e, a proposito della blockchain, sulla quale il professor Michetti ha fatto un intervento molto dettagliato e anche molto critico. A Bruxelles si parla di blockchain? Io ne ho sentito parlare molto, aspetta che devo chiudere questo. Dicevo, ne ho sentito parlare molto in ambito Olaf, con da un lato un certo allarme, perché sull'uso delle blockchain al di fuori dell'ambito archivistico, intendo, ma anche come strumenti legati al controllo finanziario, eccetera, c'erano parecchie riserve. In ambito archivistico, no, non mi pare. Non ancora a livello della gestione documentale che fanno le DG. Sono ancora tutti che stanno ancora combattendo con la questione dell'ibridità dei fascicoli, e se si parlerà in futuro di fare dentro i sistemi di conservazione ricorso alle blockchain, per adesso non mi pare che sia ancora, non ne ho ancora sentito, insomma. Grazie. Allora io vediamo se c'è qualche altra domanda. Sono in chat. Se vediamo la chat un attimo. Antonella, anche io e Beppe però ti facevamo gli spettacoli, quindi come dire, allora noi te li facevamo in diretta, quindi. Certo, tutta un'altra cosa. Allora, dunque, la conservazione delle firme digitali, non sono molto in grado di aiutarvi, nel senso che appunto tutti questi aspetti sono un po' al di fuori, nel senso che se ne occupa questa grande, grandissima struttura che ha, che è Digit, e che si interfaccia molto con gli archivisti. No, io non sono arrivata a quel punto, insomma, io ho ancora degli archivi analogici. Il tastino per protocollare le email l'avevo chiesto, ma nulla. In effetti da noi c'è stata per molti anni una certa resistenza a considerare le mail protocollabili, poi di fatto vedo che tutti le protocolliamo. Certo, ogni ente italiano, dice Vincenzo, dovrebbe dotarsi di policies. Noi ce li abbiamo, non vengono completamente rispettate. I piani di conservazione, sì, certo, c'è anche da dire a nostra discolpa che c'è una varietà istituzionale tale per cui è molto difficile. Ma non è impossibile, però è molto più complesso che non gestire, per quanto sia enorme la struttura della Commissione europea, una volta stabilite le regole, una volta che si dispone di tutte le risorse necessarie, e chiaramente per loro è un po' più semplice. La Commissione europea ha un sistema di conservazione dei documenti elettronici separato dal sistema di gestione documentale. Sì, sicuramente, non ne ha tanta coscienza a livello
diciamo, dei gruppi di lavoro, dei DMO, delle DG, che francamente ho interrogato e mi hanno detto ma sì, ma se ne occupa la DGIT, noi non siamo coinvolti. Però effettivamente ci sono dei progetti, c'è cioè questo progetto HPS che è un progetto coordinato, anche il dipendente dell'archivio storico lo citava, dentro HPS, che deve essere Hermes Preservation Service, sono previste non solo le funzionalità che erano già dentro i DOMEC che ha citato lui, ma sono previsti degli importanti interventi in molti step, e credo che sia arrivato a completamento in questi anni. Io avevo visto una presentazione che arrivava fino al terzo livello, a terza fase, fino al 2018, quindi potrebbe essere completo, destinato proprio a lavorare sulla qualità dei repository digitali per il sistema di conservazione documentale a lungo termine, che ovviamente nel caso europeo, di nuovo, non c'è una sovrintendenza a cui chiedere autorizzazioni, sono loro stessi che valutano la qualità e i criteri e gli standard internazionali a cui fare riferimento. Peraltro ci sono veramente molti progetti che anche la Commissione fa, non solo per la propria conservazione digitale, ma che offre a chiunque ne faccia richiesta. Mi viene in mente un progetto che si chiama Building Blocks CEF, cioè Connecting Europe Building Blocks, che si chiama Archiving, ed è un progetto a cui collaborano di nuovo archivisti e esperti da tutti i paesi membri. C'è stata una riunione a Bruxelles mentre ero lì e partecipava anche l'archivio centrale dello Stato, per cui ho incontrato una nostra collega che era stata invitata in quanto archivio centrale dello Stato, mentre ero io un po' così, come ospite osservante. In questo progetto c'è, oltre alla solita condivisione di standard e la definizione di livelli di qualità, eccetera, c'è anche la possibilità che verrà offerta, secondo il progetto, a tutti gli enti pubblici, a tutte le amministrazioni nazionali, di farne parte e di usufruire di servizi. Proseguo con le domande. Allora, sì, documenti senza fascicolo, mi chiede Francesco Del Castillo, che dice, documenti senza fascicolo, documenti elettronici parcheggiati su una cartella del PC, mail stampate e così via, sono una caratteristica tutta italiana o anche gli europei ci fanno un po' compagnia? Allora, sì e no, perché documenti senza fascicolo, no, non ne ho visti. Documenti elettronici parcheggiati su una cartella del PC, questo sì, ma il fatto che non vengano messi nel sistema fa sì che quei documenti possano essere persi. Questo è un grosso, cioè è un rischio che nessuno può permettersi dentro la commissione, perché verrà tracciato. Mail stampate, qualche volta le mail vengono stampate, sì, però non hanno nessun valore, e il fatto di averle stampate è soltanto per avere un supporto nella lettura, perché molti di noi purtroppo sono diventati un po' miopi, un po' presbiti. Ci sono altri problemi però, non è, come dicevo, non è un posto perfetto. Per esempio, anche se ci sono stati molti sforzi per creare il protocollo unico che è ARES, ci sono delle resistenze ancora in alcune sacche, e una era proprio OLAF, proprio perché OLAF ha questa attenzione, non voglio dire paranoica, però insomma molto 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 intensa sulla questione della riservatezza delle sue investigazioni. OLAF non usa completamente ARES per la gestione dei fascicoli, quindi i fascicoli amministrativi sono su non-com, i fascicoli di casi sono su un applicativo che si sono fatti loro, che si chiama OCM, e che è molto criticato, anche per per le funzionalità come gestionali. E dopodiché diventa tutto più difficile per chi lavora in quegli archivi, perché bisogna accedere con procedure
Vabbè, adesso sembra un po' divertente da raccontare, però per entrare sull'ascensore io dovevo passare l'impronta digitale, per cui la possibilità di accedere a OCM mi era stata data soltanto per una piccolissima parte, con un lettore di impronta digitale collegato al PC, e quindi è evidente che lì, davanti a questa chiusura così forte sulla riservatezza dei dati investigativi, sì, gli archivisti potevano lavorare molto sicuramente sul cartaceo, potevano lavorare, comunque gli archivisti accedevano a tutto, io ero ovviamente un trainee e quindi avevo qualifiche diverse. Però rimane il fatto che l'impostazione è quella di questi dati sono nostri e non possono uscire dal nostro palazzo. Questo non è proprio coerente con tutta l'importanza, l'accento che è stato poi messo sulla trasparenza, e per questo vi dicevo, secondo me, per molto tempo non li potrà consultare nessuno. Tra l'altro sono in un database fisicamente separato, in un repository digitale fisicamente separato dagli altri. Quindi, vabbè, insomma, dobbiamo, direi che questo forse fa il paio con il nostro disordine, loro sono un po' meno disordinati, però hanno anche altri problemi. Va bene, vogliamo, se non ci sono altre domande, io direi che forse si possono usare i minuti per fare la compilazione del questionario, e passerei di nuovo la parola a Marco Carassi. Mi rimane che ringraziarti, non so se farlo in francese, in inglese, in tedesco, ma comunque grazie. Spero che sia stato tutto abbastanza chiaro, per quanto ho potuto comprenderlo io almeno, sì. Però se c'è qualche dubbio postumo sulla presentazione c'è la mia mail, chiamate, scrivetemi. Va bene. Allora da stasera ti scriviamo. Volentieri. Okay. Grazie a voi. Grazie a tutti i partecipanti. E mandate il modulo compilato alla segreteria della NAI. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Ciao. Buonasera, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera.